Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui anche oggi per parlare delle giovanili, anche oggi dell'Under 15, ma maschile. La Juventus batte il Napoli 3-0 a San Mauro Pascoli e FC dovrebbe essere fuori Cesena, se non mi ricordo male con le sigle. Batte il Napoli 3-0 con le reti di Mulazzi al 19esimo, Salducco al 34esimo e Giorgi al 37esimo e sono in finale. Sono in finale per il secondo anno di fila, tra l'altro. L'anno scorso mi ricordo la vittoria sull'Inter 2-0 allo stadio di Cesena. Quest'anno lo stadio ancora non si sa, dovrebbe essere il giovedì 14 la finale, ma aspetto la conferma ufficiale ovviamente della Lega Calcio. Ma insomma, un grande risultato per i ragazzi bianconeri, soprattutto perché affermarsi per 2 anni di fila in una categoria non è facile. Ho fatto i complimenti all'Inter per questo, quindi li faccio anche alla Juve per quest'altro. Quindi arrivare due volte con gli Under 15 in finale non è facile. Ora testa ovviamente a cercare di portare a casa un titolo, che sarebbe importante. Ricordiamo che chi vincerà il campionato Under 15 Serie A e B poi giocherà anche la Supercoppa Under 15 contro la vincente del campionato italiano di Lega Pro. E dunque, a questo punto non vedo l'ora di giocare, di vedere questa partita, perché sicuramente credo che io su YouTube la troveremo in diretta. Calcolate anche che la Juventus, ricordo ancora, che è in gioco ancora su altri, oltre questo, altri tre fronti, altri quattro fronti: l'Under 15 femminile, la Primavera femminile che giocherà al ritorno al Centro Suning di Milano dopo aver vinto 4-2 l'andata, l'Under 16 e l'Under 17 ancora, anche loro rispettivamente maschili, rispettivamente anche loro alle Final Four. Insomma, staremo a vedere, ma sicuramente è un bel momento per il giovanile bianconero che ha già portato comunque la Primavera alle semifinali del campionato. Dunque, adesso c'è forza ragazzi, vi attendiamo in finale. Ovviamente io vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!